De Bosis era consapevole che la sua missione era una missione disperata, che poteva quasi, diciamo, coincidere con la missione suicida, come poi è avvenuto, perché poi il carburante venne meno, lui stava rientrando verso Marsiglia e l'aereo è precipitato. Indagine su un antifascista anomalo. Lauro De Bosis, il poeta volante, nel 1931 aveva previsto una fine tragica. Lanciare 400.000 volantini sulla testa di Mussolini a prezzo della propria stessa vita. Perché farlo? Per eroismo? Per disperazione? Tanti gli interrogativi. Affrontiamo l'enigma con uno degli storici più illustri, il professor Miguel Gotor, autore per Einaudi del saggio L'Italia nel Novecento. Docente di storia moderna all'Università Roma Tor Vergata, famoso per l'analisi delle lettere dalla prigionia dello statista Aldo Moro, ha analizzato un secolo di storia tra antifascismo, neofascismo, postfascismo. Anche nel libro Generazione 70, sui cosiddetti anni di piombo, arriveremo per punti fino al nostro oggi, al nostro presente. Con il professor Gotor affrontiamo dunque in questa intervista un'ampia arcata storica, partendo dal 1931 di De Bosis e dal suo atto estremo, segno di una volontà politica, sintomo di un antifascismo come consapevolezza. Quindi direi c'è la consapevolezza che è necessario mostrare nel cuore del fascismo, siamo nel 31, che l'antifascismo esiste, che c'è un'Italia che resiste ed è disposta a farlo anche a sacrificio della propria vita. Enigma De Bosis, un'impresa eroica consapevole fino alle estreme conseguenze. Tuttavia, con cupe premonizioni. De Bosis poeta nel 1927 aveva composto il dramma Icaro, la vicenda del mitico giovane morto precipitando in volo. E nel 1931, poco prima del volo su Roma, aveva scritto Storia della mia morte, quasi un suicidio annunciato. Come un suicidio annunciato attraverso l'arte, attraverso la poesia, fu nel 1938, quello di un'altra giovane poetessa, la milanese Antonia Pozzi. Anche negli scritti della Pozzi, il senso di soffocamento, di disperazione. De Bosis Pozzi, per alcuni aspetti, due drammi paralleli. La poetessa Pozzi, nel suo atto di suicidio, nel biglietto da addio ai genitori, parlò di un atto di disperazione mortale. Papà e mamma, carissimi, non mai tanto cari oggi, voi dovete pensare che questo è il meglio. Ho sofferto. Fa parte di questa disperazione mortale anche la crudele oppressione che si esercita sulle nostre giovinezze sfiorite. E non piangete. Perché ora io sono in pace. La vostra Antonia. Ora io l'accostamento lo vedo con una qualche difficoltà, perché l'azione di De Bosis è politicamente più consapevole, più cosciente, più programmatica. E un giorno, nuda, sola, stesa supina sotto troppa terra, starò quando la morte avrà chiamato. Ed è un'azione che può implicare la perdita della vita. È quella della poetessa Antonia Pozzi. Vorrei imparare a scrivere in prosa e con questo intendo tutto un nuovo modo di vedere la vita, più sano e più concreto. Non è detto che poi non debba tornare alla poesia, ma forse sarebbe una poesia più completa, non soltanto un'evasione, ma una comprensione. Credo che è più dentro una sfera di tipo
esistenziale, psicologico, di un dramma personale. Restare a notte, stesa nel prato, con le vene vuote, le stelle, a lapidare imbestialite la mia carne disseccata, morta. Nei prati intorno all'abbazia di Chiaravalle, appena fuori Milano, si tolse la vita da appena 26 anni d'età Antonia Pozzi, la poetessa, in quegli anni 30 attraversati da tante vicende drammatiche di antifascismo. L'antifascismo, soprattutto negli anni 30, ha delle forme plurali. C'è un antifascismo esistenziale che è costretto alla dissimulazione, c'è un antifascismo legato ai partiti, ai sindacati che vengono soppressi e che sono costretti all'esilio. Certo, De Bosis, che aveva fondato l'Alleanza Nazionale per la Libertà con un suo caro amico Mario Vinci Guerra, che nel 30 viene smantellata, affida il proprio impegno politico a un'azione individuale, quella che compie, no? Aggirando la contraerea di Balbo, proprio forse per timore che invece una forma più organizzata possa essere una forma più facilmente identificabile dall'ovra e dalla polizia di regime. Il volo su Roma non era un suicidio, dunque, ma derivava da un calcolo lucido. Per De Bosis, soltanto un'azione individuale poteva raggiungere l'obiettivo. Bisognava agire da soli, anche pagando con la vita. La pervasività del fascismo e il controllo soffocante della polizia segreta consentivano soltanto una protesta individuale, solitaria, sacrificale. Questa può essere una ragione che lo porta poi a compiere questo gesto esemplare, questo gesto e questo atto unitario, che noi, guardate, ricordiamo a distanza di tanti, tanti anni. L'ha fatto con un bel libro Giovanni Grasso, proprio perché ha la forza di questa sua unicità. Naturalmente è esistito anche un antifascismo che ha trascorso i suoi anni in prigione, al confino, la propria migliore gioventù, costretta nei carceri o in isole distanti, sperdute, con condizioni di vita estremamente faticose. Quindi abbiamo una pluralità di facce. Quella di De Bosis si distingue per l'unicità e l'energia del suo atto. Ma De Bosis, appunto, muore nel 31 e gli anni 30 vedono il punto più alto del consenso coatto, estorto, costruito con un'attività di propaganda molto forte. Del consenso che il regime ha avuto presso ampie fasce di italiani. Di conseguenza il suo atto, oggi noi tanto più lo ricordiamo quanto più allora fu un atto non solo isolato ma anche schiacciato dalla propaganda fascista. E proprio quanto più è stato schiacciato, direi tanto più oggi è in grado di brillare. Poi la sua figura nel corso dei decenni è stata riscoperta, ha goduto di una certa fortuna, si è creato un piccolo mito, quello che avrebbe voluto che nel 1956 la sua compagna, al momento della morte, avrebbe ordinato di spargere le proprie ceneri. Del Mediterraneo, del Mar Tirreno, dove si presume che l'aereo di De Bosis si sia inabissato.
Ecco, in realtà non è stato così, questa è stata una favola che ha accompagnato e che si ritrova presente in tanti siti, una bella favola romantica. In realtà Giovanni Grasso nel suo studio ha dimostrato che Ruth Draper, la donna che era la compagna di De Bosis, poi insomma è stata seppellita in un regolare cimitero. Però questo, diciamo, è soltanto una riflessione che accompagna poi invece la costruzione postuma e successiva durante l'Italia repubblicana del mito di De Bosis, della figura di De Bosis, dell'atto coraggioso che gli ha compiuto. Arrivò il 1940, la guerra, i dolori, le distruzioni. E poi il 1945, le speranze, le ricostruzioni. Fascismo, antifascismo, postfascismo. In questi documentari intorno a Lauro De Bosis riemerge la questione della pacificazione. Pacificazione fra chi è rimasto legato a Mussolini e chi invece l'ha combattuto. Nel 1946 la svolta arrivò con la cosiddetta amnistia Togliatti a favore degli ex fascisti. Quasi un colpo di spugna sui crimini di guerra? O piuttosto una riconciliazione fra italiani, tra fascisti e antifascisti? Ah, io sono consapevole delle polemiche che accompagnarono la cosiddetta amnistia Togliatti, che allora era Guardasigilli, ministro della giustizia, perché sono polemiche che scoppiarono da subito, soprattutto all'interno del mondo socialista, del mondo azionista. Più correttamente, io credo che sia importante intanto parlare di un'amnistia De Gasperi Togliatti, perché un provvedimento così importante non può essere un provvedimento che viene preso senza il pieno consenso e la volontà del Presidente del Consiglio di allora. Io sono fra quelli che ritengono che l'amnistia di Togliatti fu un provvedimento lungimirante e politicamente necessario. Bisognava costruire un nuovo Stato democratico, e non si poteva fare contro quei tanti giovani e quei tanti pezzi dello Stato che erano stati affascinati o dal fascismo o erano stati parte del cosiddetto regime fascista. I problemi ci sono stati e hanno riguardato un'applicazione eccessivamente estensiva di questa amnistia. Faccio notare che comunque, come Guardasigilli, Togliatti successivamente al provvedimento si dimise, e quindi l'applicazione estensiva di questa amnistia poi, come dire, va assegnata in capo al governo di allora, al governo De Gasperi. Su questo è vero che c'è un punto di criticità e che è giusto anche a distanza di tanti decenni segnalare. Guerra dopo guerra, tante le ferite rimarginate, ma il dibattito storico deve andare avanti. Il momento, diciamo, in cui è iniziato un itinerario post-fascista della cultura fascista italiana, credo che vada spostato più avanti, ed è importante il contributo che ha dato Gianfranco Fini, che veniva da quella storia, era stato il delfino di Giorgio Almirante, che era stato segretario del Movimento Sociale Italiano. Il momento più significativo è certamente la cosiddetta svolta di Fuggi del 94, dove Gianfranco Fini, nel momento in cui fonda Alleanza Nazionale, fa delle dichiarazioni molto forti e molto serie. Invita i contraenti il nuovo patto politico, scrive, ad abbandonare la casa del padre. Il riferimento era il riferimento al fascismo italiano, e si riconosce esplicitamente in un orizzonte di valori antifascisti che sono collegati alla resistenza, alla Costituzione e alla nascita della Repubblica. L'antifascismo dunque come presa di coscienza, come punto di arrivo, pur fra percorsi molto diversi l'uno dall'altro. Siamo partiti dal 1931, da De Bosis, dal suo antifascismo anomalo, solitario, fuori dai partiti, fuori dagli schemi formali. Abbiamo osservato come la questione esistenziale possa evolvere in forme diverse.
come coscienza democratica o lotta politica. Tuttavia anche il fascismo si ripropone in forme differenziate nella storia, a partire dal fenomeno del neofascismo che ha segnato i cosiddetti anni di piombo, insanguinati pure dal terrorismo rosso di sinistra. Gli anni 70 purtroppo sono stati l'esplosione di un nuovo fenomeno che va derubricato sotto la categoria di neofascismo, nel senso che si strutturano delle organizzazioni, alcune delle quali praticheranno la lotta armata, il terrorismo e, ebbene, non dimenticarlo, lo stragismo. Enigma 900, l'indagine storica di questo documentario attraversa l'Italia e tocca anche Piazza Fontana a Milano, luogo simbolo del periodo delle stragi. Cioè tra il 69 e il 74 abbiamo in Italia una serie di stragi la cui matrice è sicuramente una matrice neofascista. I fascismi recenti, dunque, sotto forma di stragismo o razzismo, antisemitismo, suprematismo, autocrazia, l'enigma 900 perciò permane. Ma questi argomenti escono dalla questione dell'antifascismo anomalo, titolo del presente documentario. Per concludere, va segnalato il dibattito sempre più articolato e profondo fra storici, studiosi, istituzioni, cittadini, al punto che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in modo ricorrente, torna sui nodi della nostra storia con puntualizzazioni o con nuove visioni, come quando ha sottolineato la capacità reattiva della democrazia anche nei momenti più difficili. Ha colpito anche a me questa riflessione del presidente Mattarella, che condivido in pieno, nel senso che noi siamo spesso eccessivamente indotti a concentrarci sulla parte destruens, che naturalmente ci fu, della violenza politica, della lotta armata, dello stragismo, del terrorismo che hanno caratterizzato gli anni 70. Però è giusto sottolineare che c'è stata un'Italia che ha resistito, un'Italia democratica che non scelse l'avventura. I partiti di massa seppero fare fronte. I sindacati svolsero una funzione importante, seppero fare argine, direi anche il ceto imprenditoriale. In maniera diffusa la classe dirigente del paese, che ben vedeva la grande energia di destabilizzazione che l'Italia subiva, ma appunto ha ritenuto che fosse più importante difendere la democrazia, difendere le istituzioni repubblicane. Mi viene in mente un po' la canzone di De Gregori, no? Viva l'Italia che resiste nella notte triste. È stata una notte triste, sicuramente. La memoria ci porta a Bologna, alla strage, alla stazione. Agosto 1980, 85 morti, oltre 200 feriti. Però dentro questa notte triste bisogna ricordare quella luce di quanti hanno continuato a fare il proprio dovere, di quanti non si sono sottratti fino all'estremo sacrificio e di quei corpi sani della nostra patria che appunto hanno resistito e a un'offensiva destabilizzante, feroce e prolungata nel tempo. Quindi io sono particolarmente soddisfatto che il Presidente della Repubblica lo abbia ricordato in un momento importante come il 9 maggio del 2023, in occasione della giornata che ricorda le vittime del terrorismo in Italia. Ed è bene che anche nel proseguio di queste attività di ricordo, di memoria pubblica, che sono fondamentali, secondo me ci sia un accenno a questa capacità costruttiva delle parti migliori del nostro paese. Questo non significa, lo voglio sottolineare, che quella destabilizzazione feroce continuata, lo stragismo neofascista, gli attentati in serie del partito armato non abbiano condizionato la qualità della nostra democrazia. L'hanno condizionata, l'hanno fatto in profondità,
hanno aumentato la sfiducia tra cittadini e istituzioni. Questo c'è stato. Però dobbiamo anche ricordare, io credo, questa parte invece positiva che ha prevalso e ha vinto. La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il Movimento Sociale Italiano vive e vegeta, almirante che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. Milano al... La bomba. State fermi, amici, state fermi, calma, il servizio d'ordine, venite sotto il palco, state calmi, portatevi alla sinistra della piazza, portatevi alla sinistra della piazza, state calmi. Lavoratori, lasciate il passo alle macchine per il soccorso.